Benvenuti in questo nuovo video. C'è qualcosa che non va. Facciamo così. Ecco qua. Niente, allora chiamo Calogero, detto Lillo, da parte di Luciana. Fa una domanda molto semplice. Allora andiamo a vedere questa sessione molto particolare. Un secondo, che qui si aprono le cose. Ok. Bien. Altra sessione, Luciana cerca Calogero, detto Lillo. Ok, Lillo, ci sei? Ok, parte subito che mi dice che è dietro alle mie spalle, ora è dietro, quindi c'è, è presente Lillo. E dice: noi passati lì, la domanda che pone Luciana più avanti già mi risponde lui, Lillo, però mi dice che non è passato da solo, noi passati lì, quindi era in compagnia. Non so se tu hai parenti nell'altra dimensione, ma non solo Lillo è passato da te, ma sono passati altri tuoi parenti da te. Più avanti nella registrazione dice determinate cose. Adesso piano piano andiamo a sentirle. Mi pare che hai detto parla e sei vicino a me, Lillo. Avevo sentito male parla, però avevo sentito bene che era vicino a me, quindi era dietro di me, infatti dice. Ti chiamo Lillo? Come amico, dai. Per me quando arrivano sono tutti amici, ecco, insomma. Luciana vuole sapere se la vai a trovare. E dice una cosa, dice: e sei in Coppoletto? Io ho origini meridionali e molto probabilmente lui è meridionale, e quindi parla in modo meridionale e dice: e sei in Coppoletto? E praticamente sei nel letto quando io vengo a trovarti. E lui dice, però, dice che lui dorme sopra, cioè lui dorme su, in, per chi è religioso paradiso, per chi non è religioso nella luce, che sono la stessa identica cosa. E infatti ce lo dirà lui, una cosa molto particolare. E dice, scegli il bene, cioè questa è... Non dico che è un rimprovero, però penso che comunque tu hai fatto delle scelte nella vita e ti sta dicendo o dovrai fare delle scelte nella vita, e dice scegli il bene, cioè oltre a scegliere il bene per te stessa e per chi ti sta vicino, scegli la cosa più giusta. Poi vabbè, conosci bene tu, tuo marito, insomma, ecco. E dice noi su, non dice lui che è su, dice noi su, quindi ribadisce ancora il concetto che non è solo, ci sono altri parenti tuoi e sono su. E dice tamo, aspetta, risentiamo, tamo. Poi dice più piccolo, non so che cosa intenda dire, però molto probabilmente... Cioè, molto probabilmente, io non so dare una spiegazione su questo più piccolo. Io do la mia spiegazione nei video così, però le cose magari sono differenti, nel senso, ognuno di voi deve capire il messaggio che vi sta dando il vostro caro. Difatti, come è successo con la sessione precedente di Sara, che ho chiamato la sua mamma, lei ha trovato tantissimi riscontri, tipo Rosy era la sorella della mamma, insomma, e tanti altri riscontri che comunque io non vi conosco, non so chi siete, nemmeno i vostri cari, io do la mia spiegazione così. Poi ognuno deve capire quella parola, quella frase, che cosa sta a significare per voi, insomma, ecco. Fornisce, il più piccolo fornisce, questo non lo so, forse avete dei avete dei
avete dei bambini piccoli, nipoti, eccetera, fornisce un qualcosa a questo bambino, nel senso forse sarà indaco, sarà un sensitivo o qualcosa, insomma. Andiamo avanti, insomma. E qua dice: io sto Gesù oro, cioè lui sta con Gesù. Oro sta a significare che comunque per lui, non so se lui era religioso, ma per lui adesso Gesù è oro per lui, è alla guida, è un ministro, insomma, ecco. Per lui è molto importante questa figura, di Gesù, ci sta facendo capire. Ah, allora, un attimo, che qui, allora, non menziono la marca di questa macchina, perché non voglio avere grane, insomma. E dice: perché hai preso questa tipologia di macchina, che adesso ve la faccio sentire varie volte? Ti stai dicendo perché hai preso questa macchina? Insomma, forse non gli piaceva questa marca di macchina, non so, vedi tu, insomma, però ti dice: ma perché hai preso questa macchina? Non dice perché hai preso questa macchina, in modo negativo, nel senso, ti sta dicendo che comunque lui è presente nella tua vita e ti sta dicendo: ma perché hai preso quest'auto? Perché io lo vedo che hai preso quest'auto, io non so che macchina, cioè se hai preso veramente questa macchina o meno, insomma. Però lui c'è, ti dice che ti vede dormire nel letto perché hai preso quest'auto, insomma, lui è presente, ecco, per farti capire che lui c'è, esiste ancora. Per chi avesse dubbi, insomma, che loro non esistono, io ho sempre tantissimi riscontri e niente, insomma, io so che esistono, ecco. L'ho sentito perché mi pare di aver sentito qualcosa, però poi vediamo. Lì lo ascolta. Sei nella luce, stai bene, hai bisogno di qualcosa? Io faccio sempre la mia solita domanda, ma comunque ci ha già risposto già all'inizio, perché loro sanno che io pongo sempre questa domanda, insomma, ecco, perché anche i ministri lo sanno e quindi si parlano già tra di loro, vengono preparati, insomma, alcuni non vengono preparati perché, ma altri vengono preparati, sanno già e quindi mi fanno già capire subito all'inizio, quando io inizio a fare la sessione, se stanno bene o meno. Di un aiuto, di una mano, o sei a posto? E mi dicono: stanno sopra. E ancora una volta mi dicono che non è solo, ci sono altri tuoi parenti e i tuoi parenti stanno sopra insieme a lui. E dice che ora mi diverte. Cioè, lui sopra è tranquillo, è sereno, è felice e si diverte. Cioè, non so se in vita si divertiva, comunque mi fa capire che sopra non ha problemi, insomma. E dice: Gabriele è tra di noi, non so chi è questo Gabriele, se è un tuo parente, però dice che è tra di loro. E qua saluta, Gabriele saluta, non so chi sia, ma dice che saluta. E dice: in te spirito. Qua ci sta dicendo che in te c'è spirito, c'è anima. Quindi se hai dei dubbi, hai delle perplessità, te le devi levare, nel senso, perché dice: in te c'è uno spirito, c'è un'anima, che anche tu, quando finirai il tuo percorso, farai il percorso terreno, farai la stessa cosa che fanno moltissimi spiriti e anime. Si staccano dal corpo umano e incominciano il loro viaggio per andare nella luce o paradiso. E dice: Gesù qua c'è, nel senso, ti fa capire che esiste Gesù, cioè, risentiamo. Gesù qua c'è, cioè, non è, come dicono molti, una figura che non è mai esistita o chissà che cosa. Io sono di qua. Dice che Gesù per lui è oro.
e adesso ti sta dicendo va che Gesù è qua, c'è, esiste. Più chiaro di così, cioè, boh. E dice, per radio, oddio, nel senso, lui è qui a comunicare per radio, che la radio, cioè la metafonia e la radio è una creazione di Papa Dio, e dice, per radio, oddio, per radio, ho il permesso di Dio per venire qua a parlarti. Quindi, esiste Gesù, esiste Papa Dio. Chiaro il concetto? Ecco. Se non fosse abbastanza chiaro, eh. Vuoi mandare un messaggio, Lillo, caro Lillo, a Luciana? Poi ti do 30-40 secondi. Cerca di concentrare le energie e di dire quello che vuoi dire. Poi io passerò un'altra sessione. Ovviamente ne ho un po' da fare. Devo essere, diciamo, più corto possibile, insomma, con voi. E mi dispiace. Mi piacerebbe darvi più spazio, ma vorrei fare più persone possibili. Allora, Lillo, ascolta, manda un messaggio a Luciana, grazie, poi ci salutiamo. E qui non so cosa vuol dire, forse è un messaggio che vuole mandare a te per farti capire che è lui. E lui dice, ho caldo, tengo arsura, forse magari... lo diceva anche in vita, che era uno che non gli piaceva il caldo, e quando c'era il caldo aveva l'arsura, voleva bere, c'aveva sete, eccetera. Almeno questa è la mia spiegazione. Orco. Questa è la mia spiegazione, poi dopo vedi tu, ecco. E dice, ah, c'è una U di troppo. Guarda, amare, digli si può, cioè ti sta mandando un messaggio molto, molto carino, molto semplice, che dice guarda che amare si può, cioè lui sta dicendo a me di dirti guarda che amare si può. E dice bene, c'è Mimmo, non so chi sia Mimmo, se è un tuo parente o meno, in entrata spontanea, comunque c'è anche Mimmo. E qua c'è Elio. Allora, qua c'è la richiesta di Elio, dice sono Elio, cioè sto parlando, mi dice aiutami. Avevo aperto un post su sul gruppo, sulla pagina e anche su YouTube, che cercavo questo Elio, mi diceva solo Elio, era arrivato anche in un paio di sessioni e diceva solo Elio, come adesso dice Elio parla aiutami. Allora stiamo vedendo, abbiamo trovato chi Elio, avevo una mia indicazione chi fosse, e infatti è vero, è stata giusta, perché io alla mia amica gli ho dato un'indicazione, dico Elio sarà mica il papà di questa determinata persona, e lei mi risponde guarda sì, perché io gli faccio ma non è che Elio è a casa mia, e infatti lei ha guardato, fa sì, Elio è lì, è a casa tua, e appena è possibile la mia amica poi perché comunque non ha avuto tempo contatterà Elio e vedremo di sistemare anche questa situazione, che è particolare perché Elio non ha bisogno di aiuto, nel senso vuole mandare un messaggio alla figlia, e prossimamente appena sarà possibile glielo manderemo, glielo faremo recapitare, magari lo posterò sul gruppo, ma non farò un video dedicato, insomma, o non lo so, adesso vedremo cosa avrà da dire Elio, o vediamo, insomma, ecco. E lì lo dice, io sono qua, sto bene e sono felice, oltre che ci dice che si diverte. E qua di ancora Elio, entra ancora Elio, dice qua sai Elio, cioè qua mi dice Elio vuole parlare, vuole dire qualcosa, insomma. E dice Stella, e la Stella è ministro. Il ministro è un servo utile, il ministro serve a chi fa metafonia e chi veramente
capisce che dietro la metafonia ci sono le guide, ci sono i ministri e ci sono praticamente le stelle, sono servi di Dio. Anche noi che siamo di qua siamo servi di Dio alla fine. E è molto utile, è Lui che chiama le anime, non sono io che chiamo le anime, ma sono Lui. Io dico, c'è Tizio, e il ministro fa in modo che Tizio arrivi e venga qui da me. E quindi aiuta, è una catena, no? Ci sono io, c'è il mio spirito guida, ci sono i ministri, c'è una catena. Se questa catena non funziona, non arrivano i messaggi. E per fortuna questa catena in questi 8 anni ha sempre funzionato e io sono un servo utile, il ministro un servo utile, spirito guida un servo utile per portare messaggi e per capire se una determinata anima sta bene o una determinata anima non sta bene. E quindi è una catena di lavoro, di montaggio che comunque funziona, ecco. E il ministro dice parla voi, cioè il ministro parla con noi, cioè fa in modo che comunque i vostri parenti, i vostri cari vengano qui, parlano e lasciano i propri messaggi. E adesso Lillo dice una cosa molto, molto particolare che solo Luciana saprà, insomma, ecco. Grazie Lillo. Borse sul divano ti parlo, quando lui è venuto a casa, non so, recentemente penso, sul divano, oltre ad aver visto la macchina che hai comprato, ha visto delle borse, ha detto guarda, io ho visto delle borse sul divano, Ho viso, lui dice che c'ha il viso, cioè è ancora quello che è lui, nel senso quando era di qua, dice guarda, io c'ho ancora il viso, cioè sono io, e dice salgo cenere. Qua non so cosa voglia dire, forse è stato cremato e non è importante tra virgolette la cremazione o non, però lui dice che comunque è salito lo stesso, anche se penso che sia stato cremato, però non lo so, però comunque dice che è salito comunque. E dice io la amo, cioè ti ama Luciano, insomma, Lillo ha un grande affetto, un grande amore per te, ecco. Grazie Lillo, un abbraccio. E ti dice, mentre io parlo, ti dice che ti vede. Chiudo. Qua è Luca, il mio spirito guida, dice Luca. Ok. Niente, andiamo sul mio faccione. Eccola qui, una sessione molto bella dove Lillo dice che sta bene, sorride, felice, ti dice che hai comprato una macchina, insomma, ti dice che ha comprato la macchina, ti vede in corpo a letto, cioè, che ti vede sul letto mentre dormi, o magari ti riposi, non so, al pomeriggio, la pennichella, quello che è, però lui dorme sopra, nel senso che dorme nella luce. E niente, più di così, ti dice che ti ama, eccetera, eccetera, insomma, è una bella sessione. E niente, allora siamo arrivati a quasi 20 minuti e al prossimo video, ciao! Altra sessione, Luciana cerca Calogero, detto Lillo. Ok, Lillo, ci sei? Mi pare che hai detto parla e sei vicino a me, Lillo. Ti chiamo Lillo? Come amico, dai. Luciana vuole sapere se la vai a trovare. Non ho sentito un granché, mi pare di aver sentito qualcosa, però poi vediamo, dai. Lillo, ascolta, sei nella luce, stai bene, hai bisogno di qualcosa?
di un aiuto, di una mano o sei a posto? Vuoi mandare un messaggio, Lillo, caro Lillo, a Luciana? Poi ti do 30-40 secondi. Cerca di concentrare le energie, di dire quello che vuoi dire. Poi io passerò un'altra sessione. Ovviamente ne ho un po' da fare, devo essere, diciamo, più corto possibile, insomma, con voi. Mi dispiace, mi piacerebbe darvi più spazio, ma vorrei fare più persone possibili. Allora, Lillo, ascolta. Manda un messaggio a Luciana, grazie, poi ci salutiamo. Grazie Lillo. Grazie Lillo, un abbraccio, chiudo. Ok?